tra Pro di Desenzano e Sant'Angelo. E sono di fronte la prima e la seconda, Pro Desenzano Sant'Angelo. Tre quarti di campionato se la giocano oggi qua. La tribuna è piena da parte all'altra, tifosi sia ospiti che locali, tantissime da Sant'Angelo, tantissime da Desenzano. Dietro è pronto Ragnoli alla rincorsa, ma conoscendo Ricchi, probabilmente vorrà calciare lui la prima punizione bresciana della partita. Carica il suo sinistro, guarda la difesa avversaria. Lucini in porta, mette a posto, appunto Ricchi parte. Pericolosa, ma c'era, ci è sembrato Lucini sul pallone. Sono ancora i bresciani, da questa parte Fogliata, Fogliata, in mezzo due, ottimo l'ingresso, Fogliata, arriva al tiro. La prima vera azione elegante della partita la segnaliamo al 35esimo tra Desenzano e Sant'Angelo. Ricordate che è la sesta reale, è l'ottava virtuale di campionato per le mitiche storiche giornate rinviate per il gran maltempo. Calcio d'angolo! Stava cercando il numero dell'anno Cantone, addirittura ha provato a metterla direttamente in porta. È Tolomeo sul pallone. Sinistro di Tolomeo a centrare, attenzione, traversa in qualche modo. Cancarini è andato molle su questo pallone, la traversa ad aiutarlo. Stefano, punto per punto Ferré Cantone. Rigore, rigore ai danni di Ferré, fatto dalla difesa del Pro Desenzano. Stavamo discutendo proprio di questo cambio, sembra che il fallo su Ferré sia stato fatto da un difensore del bresciano, sembrerebbe nella figura di dosso. Adesso vediamo un po' su chi è che vada sul calcio di rigore, lo stesso Chiaia, mentre è un conciliabolo tra Maspero e il proprio portiere per definire un po' il movimento di Cancarini. Chiaia, a te Stefano. Chiaia contro Cancarini, minuto settimo, sul pallone a mezzo campionato, parte Chiaia, parata, attenzione Chiaia, rete, rete sulla ribattuta, 0-1, Luca Chiaia la mette dentro, Cancarini c'era ma Chiaia no. Maspero, 22esimo, il suo sinistro oltre la barriera, attenzione, rete, 1-1, no, attenzione, no, con la mano, tutto da rifare, anzi viene ammonito per simulazione, giustissimo. Maspero, è lui che parte con sinistro, Maspero, attenzione, parata di Lucini, ottimo l'intervento in copertura di Novazzi su questo pallone, potrebbe diventare pericoloso, e c'è uno screzio dalla parte opposta, c'è un giallo, e c'è un giallo a testa, c'è sembrato tra Fogliata e se non andiamo errati Ferré, giusto? Fogliata che è stato ammonito, applaude in malo modo l'arbitro, per lui è rosso, quindi doppio giallo consecutivo, e piove sul bagnato per Desenzano che rimane in 10 uomini. Riccardo Maspero, un lodigiano con davanti Sant'Angiolini, sinistro a giro, bella ma troppo alta sulla barriera. 49 in questo istante, e il Sant'Angelo ha un piede e mezzo in Serie D, decima vittoria esterna dell'anno. Anche Desenzano è spugnato, minuto settimo della ripresa, Chiaia su calcio di rigore decreta la vittoria degli uomini di Cortellazzi, 1-0. Andiamo a sentirlo mister, io dicevo in telecronaca, Chiaia ha portato Sant'Angelo un piede e mezzo in Serie D. Sì, credo sia vera come frase. Chi mi conosce sa che io non sono un ipocrita e quindi ci metto anche l'altro mezzo che manca. 12 punti di vantaggio sono tanti, era l'obiettivo massimo che ci eravamo posti oggi, a noi andava comunque bene anche un pareggio. Infatti io faccio i complimenti ai miei ragazzi perché nonostante poche occasioni e da una parte e dall'altra, ma queste sono le partite vere, non volevamo rischiare niente, abbiamo aspettato con pazienza la nostra occasione, è arrivata su calcio di rigore e siamo stati bravi a buttarla dentro comunque, e quindi ci portiamo a casa il tetto di questa casa che è in costruzione dal 26 di luglio.
non molleremo niente, giocheremo sempre al massimo e onoreremo il campionato fino all'ultima giornata, perché è giusto che sia così, ma questa volta credo che vadano veramente fatti i complimenti a tutti i ragazzi, chi ha giocato i primi 11, chi non ha giocato del tutto, chi è andato in panchina e è entrato dopo, perché la vera forza secondo me di questa squadra è proprio questa coesione, dove non fa piacere a nessuno non giocare, ma in panchina con me c'erano quattro, chiamiamoli vecchi, che sarebbero titolari non solo in eccellenza ma forse anche la categoria sopra in tante squadre. Quindi non è facile, ma quando vanno dentro si fanno trovare pronti e questo è sinonimo di vittoria finale. Ma preferivo essere un po' meno orgoglioso e avere un punto, che penso sia stato il risultato giusto. Si sapeva che la partita dopo il primo tempo era in funzione di qualche episodio, ne avevamo parlato, hanno detto di evitare contatti in area perché loro erano bravi a chiudere ed entrare in area. Chiaro, al 94 qualche errore dobbiamo pur concedere, si sapeva che si poteva solo risolvere con qualche episodio. Nostra sfortuna, due episodi anche nella parata andata verso dalla loro parte, però penso che abbiamo dimostrato che un pareggio, anche non in una bella partita ma molto tattica, era giusto. Beh, io proseguo dicendo, mister, tutti d'accordo a Sant'Angelo a dire, come diceva lei, il pari era il più giusto risultato. Certo, oggi 12 punti, si può dire che il torneo è virtualmente chiuso? Ma era chiuso anche prima, l'abbiamo detto anche prima, se noi potevamo fare 3 punti oggi, lasciare 9 punti comunque a Sant'Angelo, noi l'avremmo firmato, quindi non erano in corsa verso di loro, ma noi interessava tenere le distanze da dietro. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta, ma sulla classe e le potenzialità di questa società e di questa squadra non avevamo dubbi. Io dicevo in telecronaca, hai messo la firma, il Sant'Angelo oggi è un piede e mezzo in Serie D. Sì, sapevamo che venendo qua oggi a vincere ipotecavamo quasi del tutto la vincita di questo campionato, però l'importante era essere venuti qua anche sapendo che avevamo 2 risultati su 3. Poi oggi è andata bene, abbiamo portato a casa 3 punti, però non dobbiamo mollare lo stesso niente. Beh, tu eri l'uomo più atteso dell'anno. L'andata ti sei riposato, tornato nel giorno di ritorno, stai viaggiando alla media di un gol a partita. Sì, guarda, che oggi probabilmente, guarda, lo stavo dicendo adesso ai miei compagni, oggi un pizzico di fortuna mi ha aiutato per questi 5 mesi dove un po' di sfortuna mi ha perseguitato e sono contento. Ma sono contento soprattutto anche perché mi prendono tutti in giro perché non ho mai vinto un campionato e quindi è la cosa che voglio più di tutti. Ma certi rigori nel allenamento li provi prima a tirare così male? O? Guarda, ieri siamo fermati a terra 2 calci di rigori, li ho tirati tutti e 2 dall'altra parte, li ho aperti, no? Quando ho visto Maspero che è andato dal portiere, ho detto, lunedì avrà visto i rigori in trasmissione, ho detto magari gli avrà detto, guarda che domenica l'ha tirato da questa parte, oggi te lo tira di là. Poi sinceramente quando sei là un pochettino, sinceramente oggi per la prima volta, nonostante l'esperienza che ho, è pesato un pochettino quel pallone, però poi, ripeto, è andata bene, sono stato fortunato, abbiamo vinto, l'importante era quello.